Nella nostra regione continuano a peggiorare i numeri legati all'emergenza Covid-19. Dopo mesi di calo, la curva dei contagi sta tornando a salire, spinta dalla variante Delta. Il fenomeno sta interessando in particolar modo la provincia di Teramo e la sua costa, dove si concentra più della metà dei nuovi casi. Pur essendoci un aumento dei ricoveri, la pressione ospedaliera resta bassissima e tutti gli indicatori sono compatibili con la zona bianca, ma la task force regionale sta monitorando con molta attenzione l'evolversi della situazione. Ma insomma, preoccupato, sicuramente non bisogna sottovalutare questi dati che stiamo registrando in queste ultime ore, perché comunque il virus c'è, la maggiore presenza è sulla costa, perché dei contagi di ieri il 90% è sulla costa, pochissimo nell'entroterra, e sicuramente, insomma, come dire, questa voglia di tornare ad una normalità in questo momento sicuramente non aiuta, per cui bisogna davvero tenere alta la guardia, insomma, ricordare che bisogna mantenere quel minimo almeno di attività, di distanziamento, l'uso della mascherina, insomma quelle misure minime che insomma ci permettano di far sì che la situazione non precipiti, perché insomma poi ci dobbiamo ricordare che l'anno scorso nello stesso periodo eravamo a Covid zero, quest'anno così non è. È chiaro che il compito del vaccino è un altro, perché il vaccino non ti impedisce di incontrare il virus, ti impedisce però di ricoverarti in ospedale e di andare a finire rianimazione. Ecco, questo che è anche una cosa che i cittadini dovrebbero capire e comprendere, che vaccinarsi non vuol dire non contro il virus, lo puoi incontrare in qualsiasi momento, ma se tu sei vaccinato il tuo sistema immunitario fa sì che tu non faccia la polmonite, che tu non finisca in ospedale, che tu non vada a finire rianimazione. Bisogna, come dire, continuare a sensibilizzare i giovani soprattutto, perché poi abbiamo visto che l'età, diciamo, maggiormente interessata è quella fra i 20, 29 anni, 30, 39 anni, quindi parliamo dei più giovani, che magari sono un po' meno attenti a quelli che sono i contatti, a quello che è il distanziamento, e quindi dobbiamo, ecco, essere sempre lì. Il nostro compito della ASL, ma anche quello di continuare a sensibilizzare i giovani affinché utilizzino quelle misure base semplici, che è la mascherina, che è il distanziamento, che non bisogna per forza abbracciarsi per salutarsi, ci si può salutare in altri modi, come abbiamo fatto fino adesso. Ecco, se riusciamo a far capire questo, e se riusciamo a mantenere queste misure minime, secondo me riusciamo anche a frenare i contagi. Domenica c'è la partita dell'Italia, ci sono dei comuni che metteranno i maxi schermi e altri come Teramo che hanno detto no. Ma guardi, io non credo che adesso la differenza la farà il maxi schermo messo in un comune, quando poi voglio dire la sera sulla costa si fanno, adesso non esageriamo, ora è chiaro che chi ha scelto sì e chi ha scelto no è una scelta del sindaco che io non voglio giudicare, ma non diamo la colpa all'Italia, alla finale, al maxi schermo, perché non avrebbe davvero senso.